dopo partita di oltre poco gara per Golettese con Nicolò Domenichetti, oggi per la prima volta Nicolò titolare in questa squadra, in una partita sicuramente non semplice sulla carta, non lo è stata, eravate sotto, secondo tempo però avete giocato una partita con il cuore e le avete provate un po' tutte anche senza tirare molto in porta, alla fine l'episodio del calcio di rigore che vi premia credo contro una squadra importante di questo campionato, come l'hai vista? Sì, abbiamo giocato contro una squadra importante, non avevamo un grande gioco, la mettevano molto sulla rigidità, noi abbiamo tenuto di più il campo, forse concludendo un po' meno, ma anche noi le nostre occasioni le abbiamo avute e alla fine siamo riusciti a portare a casa un pareggio. Primo tempo, credo la prima mezz'ora, avete sofferto un po' l'avvio, l'atteggiamento della Pergolettese, no? Ha trovato il gol e poi palleggiava Neglio in mezzo al campo. Forse sì, ha trovato questo gol con un tiro da fuori area. Vi ha un po' sorpreso quel tiro? Non sì. Pensavate che tirasse in corsa? Forse sì, è stato molto convinto e ci ha sorpreso, ecco. Però noi abbiamo continuato a giocare anche nel primo tempo, non ci siamo sottomessi. La tua prova di oggi, il tuo ingresso dal primo minuto, credi che sia un po' il premio di una squadra comunque giovane da parte anche del mister, insomma, che crede in voi e quando ha l'occasione vi dà l'opportunità, oltre che di entrare, anche di partire dall'inizio? Sì, tutti i ragazzi si impegnano, danno il massimo in allenamento, è giusto che il mister premi tutti. È la partita che volevi fare? Sei contento della prestazione? Come ti giudichi? Beh, chiaramente qualcosa di sbagliato c'è stato, però si deve migliorare e lo faremo. Senti, è il terzo risultato utile consecutivo dopo un inizio, diciamo, quasi da dimenticare del campionato, no? Un punto in 5 partite. Nelle ultime 3 invece 2 pareggi e una vittoria. Qualcosa sta cambiando? Sì, è cambiata sicuramente la convinzione nei propri mezzi. Noi siamo una squadra che possiamo far bene con tutti e l'abbiamo dimostrato. Grazie.